dizionario. Prima abbiamo ascoltato gli scrittori e poi un bellissimo intervento appunto di una bambina al quale appunto che si è rivelata l'ottimo pubblico per quel genere di letture. E abbiamo concluso in modo meraviglioso la puntata. Adesso ne abbiamo un'altra dove diamo parola appunto, se avete seguito la mostra, ai fotografi e ai pittori. Qua c'è una carissima amica pittrice che ha fatto una mostra vicino a noi, che ieri ha fatto un bellissimo intervento molto curioso. Da anni ha organizzato le esposizioni artistiche qua e mi ha arrivata e mi ha detto una bellissima cosa. Ieri sera tu vedi anche dei ragazzi, però, e si allacciano a quel pensierino, quella poesia breve che ho letto ieri e che adesso vi leggerò così. Vorrei essere un vetro della finestra, quello posto all'altezza del pomeriggio, fissati negli occhi quando si veda, mentre con sguardo sognante osservi i cuori, i fiocchi di neve in biancare non ce ne è paesaggio. Adesso vi siedo qua, emozionato, che voglio sentire. Spero di vederla bene. Carissima, prego. Attraverso i vetri. Ciao Davide. Attraverso i vetri del tuo cuore vedo la semplicità di un bambino ingenuo. I tuoi versi, a volte incompresi, incomprensibili, mi bussano nell'animo una stanca. Per cui testimoniava amore agognato e mai compreso. Una vita lontana, parole fantasmi, e il vento vola via. Intorno la natura cambia colore, chiede permesso l'autunno. Ciao Davide, attraverso i vetri, con la fantasia tutto si può vedere, anche questa penna amica che descrive un'emozione. È bellissima, è tutto. Punto, vado un po' indietro.
e avevo preparato un desiderio. Imparare
piensa las cosas como un geómetra, y es en aquel punto que la simetría ejerce la su influencia o su influencia como elemento recurrente para fin. Yo, por tanto, aquí le copié, le he puesto la oro, cualquiera que se interesa, que condivide. Grazie. Y para finire, un poco para. No, ma io direi sono per finire, contigo. Perché faccio a Letizia, io ho detto che ho portato anche un nipote. Sono stato allenato dopo la pandemia, sono scappato quando ho potuto viaggiare. Tutto il mese di gennaio di questo anno sono stato nella mia terra e al ritorno ho preso vari licori afrodisiacos, esotericos. Quindi mi hai dato titoli, non ti capiscono tanto. Mi interessa l'afrodisiaco. Se fai di questo libro, forse ti capiamo meglio. Ho portato uno che è un elemento afrodisiaco che si chiama Duro che Dura. Negozietto e facevi partire, immagino. E quindi alla fine poi, con
che il treno si ferma.